Oggi video svuota la spesa. Credo di averlo fatto solo una volta, o forse due, però in realtà sono video secondo me utili perché fanno conoscere magari dei prodotti che potrebbero interessare, ma a cui magari non si pensa. E quindi io li trovo utili, anche se in realtà io non ho fatto spesa veramente proprio in un negozio fisico, bensì su due siti. Il problema è che avevo due buoni sconto da usare sia sul sito Alcenero sia sul sito Douglas e quindi mi sono detta, ok, faccio un po' di rifornimento su questi siti perché tanto erano cose che mi servivano e quindi ci sono sia prodotti alimentari e sia prodotti di skincare, cura del corpo, insomma, beauty. Quindi sono comunque prodotti che avrei preso al supermercato. In realtà poi questi buoni sconto non li ho nemmeno usati perché nel carrello mi sono finiti poi prodotti che avevano già di per sé degli sconti, quindi di fatto il codice sconto era inutilizzabile. Detto ciò, io inizierei dalla parte alimentare con i prodotti Alcenero. Allora, io adoro Alcenero, è un'azienda biologica che produce una grande quantità di prodotti. E secondo me gli ingredienti di questi prodotti sono veramente genuini e non contengono schifezze, grassi, non sono unti. E la cosa che mi ha sorpreso è la prima volta che ordino dal sito, sinceramente non sapevo nemmeno che avessero lo shop online. Quando ho aperto il pacco, anzi i due pacchi, ogni prodotto l'ho trovato, a parte che c'erano anche un po' di cose, comunque cose di carta per attutire, però ogni prodotto era inserito in una specie di divisorio all'interno del pacco e quindi era comunque separato da tutti gli altri. E questa cosa mi ha colpito perché una cura di questo tipo nel confezionamento non l'avevo trovata mai da nessuna parte e quindi questo magari sì, mi fa propendere per questa marca anche ancora di più, proprio perché hanno questa attenzione. Ok, i prodotti magari sì, costeranno un po' più della media, però secondo me valgono. Allora, vi faccio vedere che cosa ho preso. Alcune cose già le conoscevo, altre no, perché non le trovo tutte ovviamente al supermercato. Per cui sono anche fiduciosa che i biscotti che ho preso, e non solo quelli, non siano completamente distrutti come spesso mi accade ordinando appunto biscotti o comunque fette biscottate, cose del genere. Sì, sono confezionate nel pacco, magari è così, con cose che attutiscono, però in realtà poi li trovo tutti sbriciolati. Allora, iniziamo. Ho preso due confezioni, perché queste appunto non le trovo al supermercato, di gallette. Allora, io non posso mangiare, o comunque devo evitare di mangiare il riso, poi vabbè, ok, lo mangio una volta, non succede nulla, però se è possibile devo evitare, per cui non posso mangiare le gallette di riso, anche perché le gallette a me fanno l'effetto che una tira l'altra, quindi quando inizio poi il gusto mi piace tanto, anche se in realtà non è che abbiano chissà quale gusto, no? Perché sembrano anche cartone a volte. Però a me le gallette attirano tantissimo e quindi ho preso le gallette di mais e grano duro cappelli, che credo essere un'ottima marca di grano perché la vedo pubblicizzata in diversi prodotti e quindi niente, anche queste mi hanno attirato tantissimo perché poi sul sito trovate per ogni prodotto anche la lista degli ingredienti e anche qui non c'è altro che mais, grano e sale e non c'è nient'altro, per cui ottimi prodotti secondo me. E ma lo sentite proprio quando toccate questi prodotti? Non vi restano le mani unte e questo per me è super super positivo e quindi ho preso queste due confezioni da, vediamo se c'è scritto, ci sarà scritto, ma da 100 grammi ciascuna. Poi ho voluto prendere la farina integrale per fare dolci, per fare i waffle o forse anche la pizza, non lo so. Ho preso la farina, questa non la trovo, anche questa al supermercato, di Corosan, che è integrale e macinata a pietra. E questa è ben 500 grammi.
e quindi anche questa la voglio provare. Mi è piaciuta tantissimo, almeno appunto a vederla dal sito, ma ora che la tocco ancora di più, il fatto che sia veramente molto molto fine e a volte invece le farine integrali tendono ad essere un pochino granulose e questa invece no, è veramente molto molto sottile, sembra proprio farina normale, quindi sono curiosissima di vedere come verranno i dolci. Per quanto invece riguarda i prodotti nelle confezioni di vetro, ho preso, anche questa mai provata, la crema di mandorle spalmabile. Ok, questa mi attira tantissimo. E anche qui che cosa c'è dentro? Ci sono le mandorle. Ah no, niente. Crema di mandorle, ingredienti, mandorle biologiche. Boh, ok, e niente, contiene questo, c'è scritto. Però c'è comunque una sostanza oleosa, quindi non lo so. Fatto sta che sembra non esserci nulla praticamente. E comunque 100 grammi contengono solo 5,6 grammi di grassi saturi, quindi ottimo prodotto secondo me anche questo, zero sale, 0 grammi di sale e 17 di proteine, quindi questo secondo me anche come spuntino, ecco appunto magari anche su una galletta, no? Prima di un allenamento, prima dell'allenamento è top e niente, ottima anche questa, non vedo l'ora di assaggiarla, sicuramente avrà un gusto non dolciastro, non super goloso, già lo so, però niente, mi piace tantissimo l'idea di mangiare una cosa così naturale. Poi ho preso il pesto ai carciofi e questo sinceramente sì, lo trovo al supermercato, ma non l'ho mai assaggiato e questo contiene i carciofi, olio di semi di girasole, olio extravergine d'oliva, succo di limone, sale, formaggio parmigiano e basta, piante aromatiche. Stop, non ci sono conservanti, non ci sono coloranti, non c'è nulla e quindi anche questo spalmato, che ne so, su un crostino per anche insaporire la pasta. Ottimo secondo me e quindi lo voglio provare. Poi ho preso i frollini semi-integrali con gocce di cioccolato. Allora, io i biscotti al cenero li mangio spesso e mi piacciono. Mi piacciono proprio perché non contengono uova, non contengono burro e altre schifezze. Per cui io li adoro, anche se la confezione purtroppo è piccolina, 250 grammi, finiscono subito. E questi praticamente contengono farina di frumento, farina integrale di frumento, zucchero di canna, quindi non zucchero normale, gocce di cioccolato, olio extravergine d'oliva, sciroppo di riso, miele, purea di nocciole e lievito. Stop. Ottimi secondo me anche questi. E niente, io adoro mangiare cose sane. Poi ho preso una bella confezione di tè verde, senza aromi, senza nulla, quindi solo tè verde biologico e 20 filtri. Poi ho preso questo, è un pesto vegano al tofu, anche questo mai mangiato e sono curiosissima di provarlo perché io adoro il tofu. E questo come ingredienti ha preparazione a base di basilico. E io adoro il basilico. Olio di semi di girasole, sale, il tofu, olio extravergine d'oliva, anacardi, sale, pinoli. Stop. Anche qui zero conservanti, zero coloranti, zero di zero. E questo sono curiosissima di mangiarlo. Non vedo l'ora anche perché con tutta questa frutta secca poi aggiunta, secondo me, è super super saporito e niente, questo mi ha incuriosito tantissimo. Poi ho preso ben tre confezioni, perché questi non li trovo al supermercato, ovvero al supermercato trovo i taralli al... Oddio, a cosa sono? Al semi di finocchio, al finocchio, e ok, però questi tarallini, questi normali,
in realtà non li hanno solamente quelli appunto con i segni di finocchio. E quindi ora che questi li ho provati, ne ho presi ben 3 confezioni, e questi sono i tarallini all'olio extravergine d'oliva e sono da 250 grammi. Questi praticamente li mangio quando mi faccio, che ne so, per cena un po' di ricotta con delle verdure, che possono essere, che ne so, zucchine o cetrioli, eccetera. Non aggiungo sale alle verdure, ma magari le accompagno con questi, perché anche questi sono super naturali, con olio di oliva, e non hanno quindi grassi e sono super leggeri, però danno comunque un tocco di sapore. E niente, io li adoro. Poi ho preso la composta, la marmellata di agrumi, e anche questa non l'ho mai assaggiata. Adoro sì le loro marmellate, quelle di mirtilli, mi piacciono tantissimo, hanno anche all'interno dei bei pezzettoni. Questa però non l'avevo mai assaggiata, e quindi sono curiosissima. E anche qui c'è scritto che non contiene praticamente pectina, e anche qui c'è praticamente arancia, zucchero d'uva, purea di mela, limone, stop, non c'è nemmeno lo zucchero. E quindi, cioè, capite da voi che anche questo è un prodotto ottimo, cioè che lo mangiate e non vi sentite in colpa di aver ingerito chissà quali schifezze. Io anche questa non... curiosissima di assaggiare, e c'è scritto che per 100 grammi di composta utilizzano 68 grammi di agrumi. Ottima secondo me. Poi altri biscotti, perché io sì sono una biscuit addicted, io mangio biscotti tantissimo, perché ho bisogno di biscotti che comunque non siano grassi. Questi sono i frullini al cacao, sempre d'agricoltura biologica, senza aromi, senza burro né uova, e quindi ottimi anche questi secondo me. Voglio vedere i valori nutrizionali per 100 grammi. Grassi sono 18 grammi, grassi saturi. Grassi saturi 8,1 grammi, ok, via, ci siamo, diciamo più o meno, e 0,25 grammi di sale. Quindi anche questi presto verranno assaggiati. Poi questi già li assaggio e già li mangio, sono quelli di farro con le gocce di cioccolato, quindi ho preso anche questi, e sono fonte di fosforo e rame. Oh, questi invece non li ho mai assaggiati, curiosissima. Questi sono i frullini con mela e cannella. Io adoro la cannella, così come tutte le spezie, ma la cannella abbinata alla mela mi fa impazzire in ogni cosa. Io qualunque cosa vedo, mela e cannella, la compro, e quindi anche questo non vedo l'ora di assaggiare, ma soprattutto di sentire anche il profumo. E anche questi non hanno spezie secondo me. Vediamo, c'è farina di frumento, olio extravergine d'oliva, zucchero di canna, cubetti di mela, purea di mela, latte scremato in polvere, lievito, cannella, stop, niente burro, niente uova. Che poi infatti, cioè, il burro e le uova alla fine non servono per fare dolci. Io ultimamente sto facendo una serie di esperimenti e mi riescono benissimo, andando a sostituire il burro con la ricotta, e le uova, ogni uovo lo sostituisco con 50 ml di latte e un cucchiaio di aceto di mele, e i dolci vengono perfetti. Ok, forse non potrò fare i dolci quelli che prevedono di montare gli albumi a neve, ma farò altri dolci. E poi questi anche mai assaggiati, i frullini con muesli, con fiocchi di avena. E niente, qui e dietro ogni biscotto poi c'è una serie di informazioni anche sulla lavorazione, la coltivazione, insomma un po' di informazioni anche sull'arce nero. Poi ho preso anche la pasta, perché devo dire che anche la loro pasta è ottima, tiene bene la cottura e niente, mi piace.
ho preso pasta integrale, le penne rigate integrali al farro e sono da 500 grammi e i fusilli integrali sempre di farro e anche questi sono 500 grammi, tempo di cottura 10 e 11 minuti. E la cosa che adoro è che il tempo di cottura è scritto grande, si vede. Quante volte capita anche a voi di girare, rigirare le confezioni della pasta, del riso, comunque della pasta soprattutto, e di non trovare mai i tempi di cottura? Io ci divento matta, non lo sopporto, ma scritto bello grande. Poi ho preso la zuppa di orzo perché ho deciso appunto di iniziare a mangiare un po' di queste cose, mi piacciono anche fredde, e questa zuppa contiene, vediamo, orzo, lenticchie, fagioli, due tipi, borlotti e cannellini e basta. Ok, zuppa d'orzo. E per ultimo ho preso i cornflakes, sempre di grano croissant, però integrali, e niente, questi pure credo che non abbiano zucchero, non ho credo verificato, ma sono andata un po' a colpo sicuro, grano biologico e basta. Ok, non c'è zucchero, quindi ottimi per la colazione senz'altro, perché i zuccheri no. E basta, questo è tutto il mio haul di cibo, bel rifornimento, e adesso passiamo a Douglas. Allora, metto qua il mio bel sacchettino e iniziamo. Dunque, ho preso una crema mani perché io non posso pensare di rimanere senza crema mani, devo sempre averne una di scorta proprio nell'evenienza che finisca quella che sto utilizzando, e ho voluto prendere questa della Phytorelax che è al burro di karité, crema mani intensiva, pelli secche screpolate con puro burro di karité. È un pochino piccolina, devo dire che l'ho già provata una volta e non è male, sono però solo 75 ml e quindi la vedo un po' troppo piccolina, quindi questa presto finisce sicuro. Poi cercavo un bagno doccia e ho riscoperto, io credevo non lo facessero più, non lo so, questo dell'Acquolina. A me sembra che Acquolina sia una marca che io usavo quando ero molto più giovane e credevo non ci fosse più. Quando l'ho vista l'ho voluta prendere subito, il bagno doccia al cioccolato, e non ho sentito ancora il profumo. Allora, non è proprio cioccolatoso chimico, però sa un po' di cioccolato fondente, non lo so, va ovviamente utilizzato. E non lo so, mi ha attirato questo fatto che fosse dell'Acquolina e l'ho preso. Non so, vedremo. Poi ho preso uno struccante per gli occhi perché sto finendo quello che sto utilizzando, e questo è bellissimo perché è bifasico viola. Questo è della Biotherm ed è il BioSeals Soin de Cil. E questo è bellissimo, sembra quasi anche con delle micro perlescenze, cioè questo è bellissimo. Io quando l'ho aperto, l'ho visto, mi è piaciuto tantissimo proprio esteticamente, anche questa confezione che non è tutta rotonda ma qui davanti è dritta, mi piace veramente tantissimo. Questo è proprio bello 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 da tenere anche esposto. Poi passiamo oltre, ho preso, ah sì, un olio. Allora, io ho l'abitudine di mischiare la schiuma quando appunto asciugo i capelli con dell'olio, comunque un prodotto oleoso che mi rende un pochino più morbidi, e allora ho voluto prendere questo della Vital Care che è un trattamento ristrutturante con olio di argan per capelli secchi e danneggiati, e quindi questo è l'Imperial Argan,
E non lo so, questo mi ha incuriosito e da applicare su capelli lavati e tamponati, versare alcune gocce, massaggiare. Però si può anche mettere sui capelli asciutti e quindi non so, proveremo. Mi piace che vedo che è bello consistente, quindi non è proprio acquoso, quindi nutro veramente molte speranze nel suo potere ammorbidente, anche perché con questo tempo che c'è, con questo vento, veramente c'è bisogno di nutrimento per i capelli. I vari campioncini neanche ve li faccio vedere perché i campioncini li butto, non so, non riesco a utilizzare i campioncini. Poi ho voluto prendere una maschera per capelli e mi è comparsa questa di Mulac. Allora, in realtà io avevo già usato un olio per capelli di Mulac e non è che proprio mi avesse fatto impazzire, però a questa maschera voglio dare una chance. L'ho presa essenzialmente anche perché è viola, io adoro il viola. E niente, questa qui è la Cranberry 10 Intensive Nourishing Mask. Ma dovrebbe essere lo stesso principio di quell'olio che avevo utilizzato, che conteneva 10 oli diversi, mi sembra, ma sinceramente non mi aveva veramente molto entusiasmata. Però vabbè, distribuire sui capelli lavati e tamponati, lasciare agire e risciacquare. Ok, una maschera. Ok, proviamo. La voglio provare proprio perché mi è piaciuto troppo il packaging. Devo sentire il profumo perché io questi prodotti praticamente non li ho ancora aperti. Sentiamo. Ma il profumo è ottimo. Sa veramente. Sì, quasi ti dico, forse perché uno ha letto anche il nome, però sa un po' sì, di frutti rossi, di mirtilli, ma il profumo è veramente buonissimo. Ok, non voglio parlare prima di usarla, nutro speranze e spero che non mi deluda. Ecco, mettiamola così. Poi ho preso una tinta per capelli. Allora, io già questo che ho in testa è questo, un castano scuro, l'ho fatto poco tempo fa perché io essenzialmente non ho problemi di capelli bianchi, ma la ricrescita che ho è di un castano smorto che non mi piace. Quindi quando comincio a vedere troppa ricrescita castana smorta, cerco di ravvivare un po' i miei capelli con qualche tinta. E dopo aver provato, e ho provato proprio questa l'altra volta e mi è piaciuta. Per cui anche stavolta ho pensato, ok, riprovo questa tinta, però un'altra tonalità. Ho preso il Mogano, perché comunque ho pensato si avvicina l'estate, comunque c'è il sole, capelli più scuri sono secondo me più invernali. Un Mogano per l'estate, così mi sarebbe più carino. E quindi proveremo, vedremo un po' se più che altro esce. Perché io quando comincio a fare questi esperimenti in testa, un disastro comunque. Ok, andiamo avanti, proviamo. E poi ho preso questa super confezione di crema corpo. Allora, questa è della Organic Shop ed è il Body Dessert alla vaniglia e quindi non lo so. C'è scritto anche Don't Hit Me, ma non credo non ci sia problemi. Qualcuno possa mangiare una roba del genere. E niente, nutro molte speranze anche su questa. Allora, il profumo è di dolcetto, quindi sì, sa di vaniglia. Nutro molte speranze più che altro perché sono ben 450 ml, è made in Europe e niente. Proveremo anche questa. Mi ha incuriosito tantissimo, mi è piaciuta veramente carina la confezione, il fatto che sia bella tanta e quindi niente. E poi in realtà c'è un altro prodotto che ho preso ed è di Makeup, il resto sono campioncini inutili. Preso un nuovo eyeliner perché ho iniziato ad usare l'ultimo che avevo e quindi ci vuole quello di scorta. E questo non l'ho mai utilizzato, è di The Balm e è Schwing,
Black Liquid Eyeliner, quindi anche questo speriamo che non sia bello smorto come quello di Zoeva dell'altra volta. Adesso sto utilizzando quello di Kat Von D ed è secondo me il migliore, però voglio provare qualcosa di nuovo. E The Balm è una marca che sinceramente non ho utilizzato spesso e io voglio dare quindi una chance, vedremo. Sento che c'è la pallina, quindi va agitato. Ora voi mi dovete spiegare perché ci sono delle scritte all'interno di questa confezione e come è possibile leggere queste scritte. Ma io, cioè, vediamo, se non distruggo tutto. No, non ho distrutto tutto. Che cosa c'è scritto? Beh, perché è un eyeliner. Ah, in mille lingue. Attenzione, esclusivamente per l'uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi. Va bene, andiamo avanti. Ok, basta. Questo è tutto il mio shop. Quindi questo è tutto il mio svuota la spesa. E niente, sono soddisfattissima dei miei acquisti. È stato veramente un bel rifornimento. Ma io, soprattutto beauty, skincare, ogni mese faccio rifornimento. Mentre i prodotti alimentari, ok, ogni tanto vado a fare spesa. Però ho fatto un bel rifornimento anche di quelli. Quindi fatemi sapere se conoscete anche voi l'Arce Nero, se vi piace, eccetera. Se il mio video è stato utile per farvi conoscere qualcosa di nuovo. Quindi seguitemi sui social, mi raccomando, soprattutto in Instagram, e sotto trovate il link. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!